occupa di musica antica su strumenti originali, è un grande privilegio aver ricevuto dal maestro Pineschi l'invito ad avere la residenza artistica qui all'Accademia Gherardeschi, circondati da così tanti strumenti preziosi. Quindi siamo fortunati noi e sono fortunati anche gli studenti che frequentano i corsi qua, perché tutti abbiamo così la possibilità di confrontarci con strumenti importanti, molto belli e che hanno davvero un suono originale e che quindi sono molto ispiranti. Questa sua bellezza esteriore ha anche un suono particolarmente caldo e ricco di armonici, soprattutto nei suoni bassi, nei gravi, e quindi è veramente una grande soddisfazione lavorare.
cembalo firmato Ferrini dell'Accademia Gherardeschi è uno strumento estremamente raro, è datato 1731 quando era ancora vivo Bartolomeo Cristofori e Ferrini lavorava nella bottega di Cristofori. I materiali con cui è costruito probabilmente provengono dalla bottega di Cristofori. Esistono tre strumenti così al mondo, uno è qui a Pistoia, uno è a Washington e l'altro è a Lipsia. Uno è attribuito a Cristofori stesso, quello di Lipsia. Questi registri possono essere usati indipendentemente e accoppiati facendo scorrere la tastiera verso l'interno e verso l'esterno. Ci troviamo all'interno della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola e tra le tante opere d'arte che la ornano troviamo il bellissimo organo che Wilhelm Hermanns costruì qui nel 1664. Uno strumento meraviglioso su cui è scritta tantissima letteratura e fulcro, diciamo, attorno al quale il maestro Pineschi ha costruito le attività dell'Accademia. Vedere l'organo di Hermanns appare un capolavoro anche dal punto di vista estetico e dal punto di vista musicale, grazie ai numerosi registri, offre all'esecutore e agli ascoltatori incredibili possibilità di combinazioni e di timbri. Rotenburg questi strumenti hanno vari corpi centrali di ricambio. Il Rotenburg ne ha due, il palancare ha tre, così da poter suonare a diapason diversi.
arrivato più recentemente in Accademia, di cui ci siamo dotati per ampliare ulteriormente le possibilità di repertorio, sia per gli studenti che per i concerti, è questo bel fortepiano di Karl Bowitz, che era un piuttosto noto costruttore viennese. E lo strumento è stato restaurato dal laboratorio del fortepiano di Firenze. È lungo circa 2 metri e 25, ha 6,5 ottave di estensione. È una bella martelliera rivestita ovviamente da vari strati di pelle, 2 pedali. Un pedale di 2 corde e un pedale invece che appunto solleva gli smorzatori, e è particolarmente adatto per tutta la letteratura di primo 800, ovviamente in particolar modo viennese, ma anche più ampia. Essere a contatto con questi strumenti ci emoziona particolarmente perché ci dà la possibilità di godere di suoni che provengono direttamente da quel passato che noi studiamo e che amiamo particolarmente. Lo strumento che per ultimo in ordine di tempo è arrivato in Accademia per ampliare le possibilità appunto che ho detto prima? Devi fare corpi centrali, perché pezzi di ricambio sembrava... Ho detto pezzi! Quest'ora eravamo fuori a mangiare l'insalata. No, abbiamo mangiato l'insalata. Allora, vai, questo, ci sei. Non l'hai detto? È l'unico di sua mano rimasto. Marino. Però è bellino. Non ti riverrà così. È estremamente emozionante. Si va? Non ce la farò. Sì, ce la farò. Pronto? Che devo dire? Presumibilmente prima del 20. E... basta. La rifarei. Alla fine. No, rimani. Ho finito? Sì. No, sono un mito.